seminari che tra l'altro hanno fatto 5 tappe in Italia è quello di incrementare il dialogo tra l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo e la stampa locale. Più informazione, più Europa. Abbiamo l'obbligo di informare meglio, informare in maniera molto più oculata, informare per creare una opinione pubblica europea. Il livello era molto alto, c'è un'attenzione particolare al futuro dell'Europa, molto interesse a capire anche le conseguenze di alcuni effetti dell'Europa, della Brexit per esempio, e capire come quello che succede ormai a 2000 km di distanza ha un impatto sulla realtà locale e territoriale. Secondo me l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo avrà un grande ruolo da qui alla prossima primavera, perché tra presidente italiano dopo 40 anni, Antonio Tajani, tra la ricorrenza dei 60 anni dei trattati di Roma e la loro attualità quotidiana, mi pare che l'Italia assume un ruolo davvero centrale nel prossimo periodo, in questa fase che ci sarà in Europa. Visto che c'è anche molta partecipazione, poi c'è questa richiesta di sapere un po' come si muovono le cose dal punto di vista dell'attualità europea. Mi sembra che i temi dell'attualità siano la cosa più importante e questo secondo me è un buon segnale. Portare il Parlamento europeo all'interno degli Stati membri è un passo importante perché ricollega un po' le istituzioni europee che sono abbastanza lontane dai cittadini a una realtà che è poi quella dei territori che, ahimè, le Marche ne sono la dimostrazione, oggi più che mai necessitano proprio di una vicinanza sostanziale delle istituzioni europee. E adesso si aprono nuovi scenari dove speriamo che le prospettive siano migliori, siano quelle veramente che remano dalla parte dei cittadini, con i cittadini e per i cittadini. La mia soddisfazione è quella di poter essere relatrice di un documento molto importante che partirà dalla Commissione Occupazione, della quale sono coordinatrice e membro, sul reddito minimo garantito europeo. Abbiamo una necessità sostanziale, quella di sostenere i cittadini. Oggi in Europa ci sono 120 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Partire dal reddito minimo sicuramente è una prospettiva importante. Ci lavoreremo, abbiamo la revisione della direttiva sui cancerogeni, questo è estremamente importante, sono normative importanti che fatte con l'ottica proprio di proteggere i lavoratori, la direttiva sui lavoratori distaccati all'interno dell'Unione Europea per poter affrontare la problematica del dumping sociale all'interno dell'Unione Europea. Noi dobbiamo continuare ad andare localmente perché dobbiamo informare ma anche ascoltare. Se perdiamo di vista questo secondo obiettivo, cioè l'ascolto, significa creare un gap, una differenza sostanziale tra chi ci ascolta e chi pretende attenzione da noi. Questo non ce lo possiamo permettere.